Presidente, io evidentemente avevo interpretato male il titolo delle diverse mozioni che oggi andiamo ad analizzare. Perché se da una parte ci sono effettivamente delle mozioni che vanno ad intervenire veramente sulle cosiddette pensioni d'oro, su cui magari dopo approfondiremo cosa vuol dire pensioni d'oro, mi sorprende che invece altri gruppi abbiano interpretato questa opportunità di queste mozioni come un aumento di tassazione per chiunque percepisca alcun tipo di reddito. Un po' questo è l'intento del SEL, che però mette un limite, e li vedo anche contenti, non condividiamo la posizione, ma sicuramente coerenti con le loro battaglie. Chi ha più soldi è un nemico. A differenza, sorprende invece la mozione presentata, Presidente, dal Movimento 5 Stelle, di cui oltre lei appartiene. Perché addirittura nella mozione 5 Stelle si vanno a tassare, seppur di poco, seppur in modo irrisorio, seppure in modo assolutamente ovviamente inefficace, ma addirittura le pensioni minime. Come possiamo far passare in quest'Aula un principio dove si aumenta l'aliquota per le pensioni minime? Sembra assolutamente fuori luogo. Poi entrando nel merito, addirittura chi prende 3.000 euro al mese è considerato un cosiddetto pensioni d'oro. Pensiamo magari a chi prende 2.500-3.000 euro al mese, mantiene un coniuge, mantiene magari il figlio disoccupato. Oggi diciamo che bisogna tassarlo, come se fosse uno di quei milionari che ha dei privilegi, non una persona magari che ha lavorato una vita e con quei risparmi cerca di mantenere se stesso, la propria figlio, magari più del 40% dei giovani disoccupati. E magari proprio uno di questi è un figlio di questa persona. Quindi, come ho voluto iniziare, è per dire che questa mozione non può e non deve, queste mozioni, essere basate sul colpire chi guadagna di più, indifferentemente da come abbia per, o percepisca quel reddito. Ma invece bisogna andare a colpire chi ha avuto dei privilegi ingiustificati. Chi percepisce una pensione non per il lavoro che ha fatto e i contributi che ha versato, ma una pensione spropositata rispetto al lavoro che ha svolto. E questa è equità. Questa è equità. E per questo la nostra mozione vuole andare a rivedere il calcolo contributivo per tutte quelle pensioni di reversibilità che sono sopra 5.000 euro netti al mese. Cosa vuol dire? Che sopra quella soglia, anche nella nostra mozione, come nella mozione presentata dalla collega Meloni, si vuole andare a calcolare quella cifra eccedente con il metodo contributivo. Quindi vogliamo affermare due principi. Il primo, che non può essere percepita una pensione di decine di migliaia di euro al mese, semplicemente con un metodo retributivo che non ha portato a un versamento di contributi che permetta di percepire quel reddito, ma al contempo chi realmente ha versato quei contributi non gli si può togliere i soldi che ha versato e che ha onestamente dato alle casse dell'INPS. Dunque, Presidente, è chiaro che le mozioni che oggi andiamo a presentare forse per alcuni sono state interpretate in modo diverso, ma noi con chiarezza vogliamo dire, visto che questa è una dichiarazione di voto, che per quanto riguarda la mozione 5 Stelle a prima firma Soglia voteremo contro e convintamente contro. Non possiamo pensare di fare una mozione nella sostanza per andare ad aumentare le tasse su tutte le pensioni. A questo dobbiamo dire no con chiarezza. Voteremo invece favorevolmente alla mozione, anche come riformulata Giorgia Meloni, e prendo spunto magari dalla riformulazione che è identica alla riformulazione che abbiamo presentato noi. In quanto, e voglio ricordare all'Aula questo, e penso sia un passaggio importante, già in Commissione Lavoro stiamo trattando il tema con, proprio nella giornata odierna, deciso di adottare il testo base per proseguire nell'iter di questa norma. A tal fine, sia la mozione a firma Lega Nord che quella Fratelli d'Italia, ha voluto inserire nell'impegno un limite temporale nel quale poter fare operare il Parlamento, e questo è il 31 marzo del 2014. Questo per quale motivo? Perché non vorremmo che queste mozioni servano per deresponsabilizzare
il Parlamento, che aveva già iniziato l'iter sul tema, e dire vabbè, tanto ci penserà il governo, magari approvando la mozione come quella del PD, che nella sostanza non dice nulla se non quanto già inserito dal governo, che a noi appare assolutamente insufficiente e assolutamente una presa in giro verso quei cittadini che chiedono equità in questo momento storico, più che nel passato. Chiede equità perché non è accettabile che noi possiamo pensare di dire sì, bisogna tagliare le pensioni d'oro, ricordo c'è chi prende decine di migliaia di euro al mese con in modo ingiustificato, perché casi eclatanti sono quelli che hanno ricevuto magari le promozioni nel pubblico negli ultimi anni di attività lavorativa e su quelle sono basate le pensioni retributive, e quindi è impensabile andare a risolvere questa questione mettendo il 6% per qualsiasi cosa superi i 90.000 euro, e solo per quello. Facciamo un esempio, chi prende 91.000 euro avrà un aggravio all'anno, per chi prende 91.000 euro, avrà un aggravio all'anno di 60 euro. Insomma, io penso che sia veramente una presa in giro rispetto ai proclami fatti dal governo quando si volevano dire andiamo a tagliare le pensioni d'oro. Andando avanti con le mozioni, Presidente, noi diremo di no e voteremo no come gruppo anche alla mozione del SEL. Noi non vogliamo una mozione delle tasse, una mozione che penalizzi chi in modo lecito, magari con meritocrazia, prende una pensione basata oltretutto, perché il SEL non distingue, ma magari anche sul metodo contributivo. Cioè il SEL vuole andare a colpire con una tassazione maggiore anche chi ha versato i contributi, e sappiamo già che con gli attuali indici di conversione, già con l'indice contributivo attuale, uno non prende mai quanto ha versato. Invece voteremo favorevole alla mozione Tinagli, perché anche questa va nella direzione della mozione della Lega Nord, dove si vuole andare veramente a colpire i privilegi e non a colpire chi guadagna di più. Infine, Presidente, io vorrei anche fare un appello alla maggioranza, essendo arrivati nell'ordine alla mozione Gnecchi ed altri che hanno fermato anche i gruppi di maggioranza, nella quale io ho sentito più volte il neo segretario del Partito Democratico dire che il suo partito deve avere coraggio. Io mi domando se il coraggio è scrivere in un impegno della mozione per tagliare le pensioni d'oro, scrivere a monitorare gli effetti dell'efficacia delle misure che ha già fatto il governo. È questo il coraggio a cui si riferisce Renzi? Ne prendiamo atto, ma prendiamo altrettanto atto che con questo coraggio i privilegi non si toccheranno mai. Noi forse, Presidente, vado a concludere, utilizzeremo un po' meno e con più parsimonia Twitter con qualche proclama strano, non faremo il Job Act, ma cercheremo invece di fare delle misure concrete per i nostri cittadini, andare veramente a tagliare i privilegi del nostro Paese e non far solamente la politica degli annunci. Grazie.